Allora, fammi vedere, turismo Zaia in Veneto fatturato di più nel 2021 rispetto a estate pre-Covid. Vabbè, dai, almeno in Veneto le cose stanno andando bene, la stagione è ripartita alla grande. A Pasqua c'è stato il pienone, ma mica solo di umani, eh? No, 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 pare anche di ectoplasmi. Venezia, 20.000 turisti fantasma sono in città, ma non risultano le tracce dei telefonini li inchiodano. Hanno confrontato le presenze dichiarate da alberghi e bed and breakfast con il numero di cellulari agganciati alla rete di Venezia e hanno concluso che Venezia è stata infestata da spiriti con iPhone. Che è un problema perché quando si fanno i selfie viene solo lo sfondo, non... Ma com'è possibile? Perché in Venezia i turisti sono in incognito, no? Due delle due l'una. O davvero migliaia di persone hanno dormito all'addiaccio, o esistono X mila locazioni turistiche che eludono fisco e questura e andrebbero stanate. Ma no, ma dai, ma figurati, se a Venezia c'è qualcuno che elude, io non ci credo. No, per me hanno dormito in 20.000 all'addiaccio, per me è così. Scusate, io credo che sia così, infatti Venezia è anche detta la Woodstock dei reumatismi, cioè guardate che ogni tanto, ma no, ma non ridete, scusate, per favore, perché ogni tanto in Piazza San Marco, se andate a vedere, mettono le passerelle sopraelevate, ma non è per l'acqua alta, è per non schiacciare quelli che dormono nel saccapelo. Eh no, ma scusate. Che poi come si fa solo ad immaginare che in Italia ci siano degli evasori? Solo il 4% dei contribuenti italiani dichiara più di 70.000 euro. Che è come dire che su 100 italiani 4 hanno la macchina e gli altri 96 li lavano i vetri al semaforo. Vi sembra possibile solo il 4%? Io questo non credo. Amico caro, te lo dico da aliquota. Non devi dichiarare mai un cazzo di niente. Se c'hai i soldi investi nel mattone, nel senso che ti fa un intercapetene, tra la scarpiera e il bagno e ci muri dentro là. Po, 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 crana. No, io non so, io non so come riusciremo ad uscire da questa piaga atavica dell'evasione, ma magari una bottarella gliela diamo con questo. Cosa dite? Bancomat, multa da giugno a chi rifiuta il POS. Speriamo che almeno funzioni così. Ora vi racconto una cosa che mi è successa a me, perché io a Pasqua ho fatto un bellissimo pranzo con tutta la mia famiglia, con la mia mamma. 85 anni, me la sono tenuta lì, le ho parlato, le ho fatto da mangiare, no? E poi a un certo punto, siccome io e mia mamma abbiamo la glicemia un po' alta, mi sono fatto fare in una pasticceria ligure un uovo 72% amaro. E allora la mattina sono andato a ritirarlo e vado a pagare, lei mi dice il prezzo e io le do il bancomat. Se avessi estratto un Kalashnikov, la signora, giuro, sarebbe stata più a suo agio. Sembrava di essere nel film, non so se ve lo ricordate, X-Men, quando cantano If I could save time in a bottle, che si ferma il tempo, no? Io le ho dato il banco, ma te la signora ha fatto così. Io non capivo, dicevo, che cazzo fa? Dico, signora, c'è. Cioè... Dopo 40 secondi mi ha guardato e fa, ma non ce li hai i contanti? E dico, no, non ce li ho i contanti. Altri 40 secondi.
ma non può andare nella banca vicino a prendere i contanti? E dico, no, beh lì, o è così o l'uovo se lo tiene. Vabbè, allora me lo dia, va. Allora è finito e ha preso il PIN. Ora io non so se una multa a chi rifiuta il POS basterà a farci diventare tutti onesti. So solo che invece per i furbetti della Laguna sta finendo la pacchia. Eh sì, perché Turismo Zaia, Venezia, sotto pressione, serve prenotazione. Con la prenotazione obbligatoria a Venezia non ci saranno più clandestini. Doppio risultato, meno pressione sulla città e tutti i turisti registrati. E chissà, magari per essere sicuro, le prenotazioni le prenderà direttamente lui, il doge butta fuori.